Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare una pizza con i fichi e prosciutto crudo. Gli ingredienti che ci occorreranno sono pasta per pizza, dei fichi freschi, mozzarella, quella per la pizza quanto basta, del prosciutto crudo e olio extravergine di oliva. Come prima cosa accendo il forno e lo metto a 250 gradi, il forno ventilato. Dopodiché vado ad aprire la pasta per la pizza. E lo vado a stendere sulla teglia con tutta la carta forno. Bene, in questo modo. Adesso vado a spennellare la superficie con l'olio extravergine di oliva. E adesso vado ad inserire per prima cosa la mozzarella. Mi raccomando, deve essere ben scolata, non deve esserci acqua. Inserisco il prosciutto crudo. E per ultimo vado ad inserire i fichi. Li vado a tagliare in quattro parti. In questo modo. Mi raccomando, i fichi li dovete lavare per bene e asciugare. Vado ad infornare a 250 gradi fino a cottura ultimata. Trascorso il tempo di cottura, l'ho tirata fuori e l'ho fatta raffreddare. Adesso la vado a mettere sopra una gratella. E la mia pizza con fichi e crudo è pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!